La domanda è perché Battiato, anche se in parte conosco già la risposta, perché questo periodo, anche se il continua che c'è alla fine fa presupporre che ci sia una continuazione, e poi ti chiedo proprio la fatica che è derivata dal tuo lavoro, se è vero che è così pesante, almeno quello che appare a me dall'esterno. Grazie Atos, buonasera a tutti. Allora, anzitutto perché Battiato? Battiato per me è una sorta di faro per quello che riguarda il mio decidere di fare musica a un certo punto della mia vita. Battiato è stato il primo musicista che ho amato visceralmente. Io avevo 14 anni quando è uscito l'album La voce del padrone, che farà sorridere Atos, che in realtà ha vissuto momenti ben più luminosi da un certo punto di vista di Battiato, poi magari ce li racconterà perché sono belli. Battiato mi ha folgorato, queste canzoni semplici ma allo stesso tempo profonde all'età di 14 anni mi folgorarono, e da lì partì questo amore, un amore che non è soltanto musicale, ma è un amore proprio per il modo in cui Battiato ha sviluppato il suo cammino, un modo mai banale, mai scontato. Battiato si è sempre messo in gioco, è partito con la musica leggera, è passata alla sperimentazione, ha avuto un successo stratosferico con l'album La voce del padrone, ma a quel punto, si diceva prima, non si è fermata, a quel punto avrebbe potuto, mi diceva lui, vivere di rendita. In realtà no, ha cominciato, ha continuato a sperimentare, si è buttato nell'opera lirica, ha fatto altri dischi cambiando continuamente le carte in tavola, ha fatto cinema, si è dato alla pittura, cioè un artista veramente a 360 gradi. Caso unico in Italia, un paese in cui inizi in un modo e di solito finisci sempre nello stesso modo, perché guai a cambiare direzione. Battiato invece proprio ha fatto di questo proprio la sua missione. Questa è una cosa che veramente ho sempre ammirato di lui. Infatti io nella mia carriera musicale ho seguito questo insegnamento. Tutte le cose che ho fatto sono sempre un tentativo di sperimentare, di cercare sempre cose nuove, non riposare sugli allori, sempre, perché nella musica, come nello scrivere, eccetera, c'è molto da esplorare, come nel nostro essere umani. Quindi non mi sembra giusto essere sempre la stessa persona. Battiato in questo senso è stato tantissime persone. Per quanto riguarda la scansione temporale, il libro affronta dalla nascita del personaggio, ovvero nel 1945, all'esplosione appunto della voce del padrone, che è uscito nel 1981 ma è esploso nell'82. Perché questa scelta? Beh, in primis perché sono molto ferrato su questo periodo, e forse il periodo di Battiato, quello sperimentale degli anni 70 e questo dei primi anni 80 che preferisco, quindi ne so di più di tanti. E poi perché, visto la mole, sarebbe venuta veramente una cosa, ci avrei messo altro che quello che ci ho messo per farlo, quindi ho preferito spezzettare la cosa in vari volumi, poi vedremo cosa succederà in futuro. E riguardo la metodologia di lavoro, sì, è stato un lavoro veramente enorme. In realtà penso a questo libro da almeno 11 anni, dal 2007. Questi sono stati i primi appunti che ho cominciato a prendere. Però mi ci sono dedicato proprio in maniera forte, in un lasso di tempo che va dall'estate dello scorso anno fino a circa febbraio di quest'anno, prendendo tutti gli appunti che avevo preso, soprattutto intervistando tutta una serie di persone, poi magari ne parleremo, e raggruppando anche articoli, libri che sono usciti su di lui, eccetera, eccetera. Tutto questo l'ho messo insieme per fare un lavoro che non sia il lavoro di un fan, perché in questo libro io non dico ogni momento quanto è bravo e quanto è bello Battiato, analizzo il suo lavoro, racconto e soprattutto cerco di dire cose che non sono state dette in altri libri. Questo, diciamo, è la base. Ci racconti qualche cosa del Battiato iniziale? Perché noi, c'è chi lo conosce per la sua sperimentazione, per l'attuale Battiato lo conoscono sicuramente tutti, c'è qualcosa che ci manca forse all'inizio, quando lui si dedica, quando lui nasce musicalmente parlando e si dedica a delle canzonette, no? Perché all'inizio lui è così. Sì, Battiato comincia la sua carriera musicale negli anni 60, nella prima metà degli anni 60, abbandona la Sicilia nel 1964, e in maniera, anche lì, totalmente coraggiosa, parte senza nessun tipo
di contatto, pochissimi contatti, e si trasferisce a Milano e da lì comincia la sua avventura. E diciamo dal 1965 fino al 1971 realizza tutta una serie di singoli di musica leggera, anzi più che leggera, leggerissima, nel senso stiamo parlando di quella che poteva essere la musica degli anni 60, però non nemmeno il beat oppure qualche forma timida di rock. Battiato si dedicava proprio alla canzone melodica, che più melodica non si può, probabilmente perché in quegli anni era il modo che sembrava più semplice, più accessibile per avere successo. Lui voleva avere successo nella musica e quindi queste erano le cose che evidentemente un po' gli venivano da dentro, perché la sua cultura musicale l'ha sviluppata nel corso degli anni. Un po' c'erano anche una serie di imposizioni da parte delle varie case discografiche con cui poi si è trovato a lavorare. Succede però ben presto che questi singoli che lui realizza, il cui più famoso si intitola È l'amore e finì in un disco per l'estate del 1967, vendette anche un numero considerevole di copie, però Battiato ben presto si sente una sorta di alieno in questo mondo della musica leggera, un mondo fatto di lustrini, Festival di Sanremo, VIP, trasmissioni televisive, tutta una serie di cose che evidentemente in maniera del tutto spontanea non gli viene naturale inserirsi, un mondo in cui non gli viene naturale assolutamente inserirsi. Da qui una grossa crisi che poi all'inizio degli anni 70 lo porterà a sperimentare, eccetera, eccetera. È un periodo, il primo periodo di Battiato, che lui poi non ha mai più ripreso, non ne parla mai, è una cosa, una sorta di, diciamo, prime avventure, primi tentativi con la musica che anche per se stesso non so niente che gli ha lasciato il segno. Allora, andiamo avanti con, diciamo, con dei personaggi, attraverso le immagini delle persone importanti, più o meno importanti, magari tiriamo fuori qualche discorso. Lui arriva a Milano, RCA, Provini, tutto quello che è. La prima persona di nome conosciuta che io trovo all'interno del tuo libro è Gaber, che lui vedrà, acquisterà, tra virgolette, poi perderà, poi ritroverà poi a distanza di tempo. Ci racconti qualcosa di questo primo Gaber? Sì, allora, trovandosi a Milano, Battiato comincia a tessere tutta una serie di amicizie, specialmente facendo la Galleria del Corso, dove negli anni 60 musicisti su musicisti si accalcavano per cercare scritture, per cercare collaborazioni, per cercare contratti, e lì gli capita tra i tanti di rincontrare un suo vecchio conoscente della Sicilia, che all'epoca suonava con Edoardo Vianello, era il pianista di Edoardo Vianello. Costui si chiama Gregorio Alicata ed è stato proprio il primissimo, diciamo, che ha scoperto Battiato, perché quando ancora abitava in paese, ovvero a Riposto, chiamato dal fratello di Battiato, Alicata andò ad ascoltare qualche provino. Si ritrovano a Milano e formano un duo chiamato Gli Ambulanti, proprio ambulanti nel vero senso della parola, perché vanno anche fuori dalle scuole a suonare per strada, fanno canzoni di protesta, una sorta di blando Bob Dylan in italiano, perché Battiato all'epoca era innamorato della canzone di protesta alla Bob Dylan, che in quegli anni stava cominciando il suo cammino. In un locale una sera vengono notati da Giorgio Gaber, che già comunque era un personaggio famoso, non era ancora diventato il Giorgio Gaber degli anni 70, ovvero quello del teatro canzone, quello irriverente. Anche lui si muoveva nell'ambito della musica leggera, e allora scova questi due e cerca di metterli sotto contratto. In realtà poi Battiato, la sera prima dell'incisione di quelli che dovrebbero essere i provini da poi far sentire la casa discografica, decide che non è il caso, decide che lui vuole proporsi come solista. Quindi, come si suol dire, tira il pacco al povero Alicata, che aveva formato con lui questo duo, e decide di andare avanti da solo. Gaber capisce la situazione, lo fa collaborare con lui in alcune canzoni che sono uscite in alcuni singoli che Battiato compose insieme a lui, ma non firmò perché all'epoca non era iscritto alla SIAE. E poi di tasca sua nel 1967 Gaber decide proprio di investire per la pubblicazione del primo singolo di Battiato, che si chiama La Torre, un 45 giri con La Torre da una parte e Le Reazioni un altro pezzo, e in più lo presenta in una trasmissione televisiva
che Gaber in quel periodo sta conducendo insieme a Caterina Caselli, che si chiama Chissà chi lo sa. E Battiato quella sera viene presentato insieme a Francesco Guccini, anche lui esordiente. Gaber era il pigmalione di Battiato, Guccini invece era sotto l'ala di Caterina Caselli. E siccome anche Guccini si chiama Francesco, e a quell'epoca Battiato si fa ancora chiamare col nome di battesimo, Francesco, allora Gaber gli viene in mente di accorciare in Franco. E quello il primo singolo, e poi da lì la collaborazione con Gaber si interrompe quasi subito, ma comunque l'amicizia resta, e poi negli anni 70 sarà ripresa in altre avventure.